Colosseo, Roma, e anche oggi non siamo qui per questo. C'è troppa gente e poco mistero. Provate a seguirmi. Forse pioverà, forse no, chi lo sa? Basta un po' di curiosità e soprattutto la voglia di uscire dai percorsi turistici più comuni, perché le nostre città possano regalarci luoghi di enorme interesse storico e, come vedrete a breve, urbanistico e archeologico nello stesso tempo. È sufficiente percorrere una parte di via San Gregorio, alle spalle del Colosseo, e salire verso la sommità del Celio, uno dei sette colli di Roma. È incredibile come, a un passo da una delle mete più amate del turismo mondiale, non ci sia assolutamente nessuno. Eppure quest'area è piena di tesori e meraviglie nascoste, come vedremo. Una volta giunti ai piedi della chiesa di San Gregorio, si apre la sorpresa. Quella che vedete è una delle strade più antiche del mondo e della Roma imperiale. Siamo nel cosiddetto Clivo di Scauro, una strada della Roma antica che collegava il Palatino al Celio. È un tracciato risalente a oltre 100 anni prima della nascita di Gesù, esattamente al 109 a.C., ed incredibilmente si può passeggiare nello stesso identico punto dove gli antichi romani camminavano oltre 2000 anni fa. Meravigliosi e imponenti gli archi in laterizio che la scavalcano, rifatti in età medievale ma già esistenti e documentati in età romana. La sua apertura fu dovuta a un membro della gens Emilia Scauri, Marco Emilio Scauro. Non uno qualunque, parliamo di un super boss dell'epoca. Pensate, politico, militare e pretore romano nel 119 a.C., console nel 115 a.C. e infine censore nel 109 a.C., anno di costruzione della stessa via. È un luogo magico, sereno e fuori dal mondo, nonostante la sua posizione a pochi metri dall'area archeologica urbana più importante del mondo. Un'isola che non c'è. Beh, alla fine non ha piovuto. Questo però lo porto con me, perché, come si suol dire, la previdenza non è mai troppa. Io entro.